Bella raga, io sono DemonGamer03 e oggi siamo un nuovo video di Fortnite in cui andrò a fare la reaction, andrò a vedere che hanno aggiunto. Raga, come potete vedere in alto a sinistra è tornato il cubo Kevin, l'isola volante. Per chi non si ricordasse il cubo Kevin, che cos'è? È quel cubo che nella Season 5 è spawnato vicino a Palmetto, pare sia cosa non sbaglio, quindi la zona lì del deserto, sopra una montagna in cui un fulmine ha creato questo cubo, in cui in varie ore, adesso non so in quanto tempo, quindi ogni tot ora, se non sbaglio, si spostava questo cubo. Se non sbaglio, raga, correggetemi, eh. Comunque in un tot di tempo praticamente questo cubo si spostava, in cui questo cubo ha fatto giro tutta la mappa fino ad arrivare a sponde del saccheggio, cioè a Loot Lake, che è in cui una volta il cubo che è andato a contatto con l'acqua di sponda del saccheggio di Loot Lake, cioè, si è praticamente sciolto. E praticamente nella stagione 6 del capitolo 1 nel trailer il cubo è andato sotto all'isola, quindi sotto a dove sta la casa di Loot Lake praticamente, e ha sollevato in aria tutta l'isola praticamente, quindi tutta la zona in cui c'è la casa, insomma, ecco, avete capito. E infatti adesso è tornato questo cubo qua, come potete vedere, questo cubo Kevin, che si può benissimo notare nella mappa, in cui anche oltre che è ritornato il cubo Kevin con l'isola sollevata in aria, quindi il cubo Kevin attaccato sotto l'isola, come potete vedere, è tornato anche, se non sbaglio, il kart. Adesso dove stava? Ok, i quad, ecco come si chiamavano. Sono tornati, raga, i quad e i driftboard. Raga, i driftboard, vi giuro che non li vedevo da un casino di tempo. I quad, posso dire che ci stanno un botto, hanno fatto stra bene aggiungerli. Sentivo un po' la mancanza, quindi che dire, raga, andiamo subito a vedere quello che hanno aggiunto. Ho messo anche la skin della stagione 6, perché siamo un po' a tema stagione 6 ora praticamente, siccome hanno fatto questa isola sollevata col cubo Kevin che c'era nella stagione 6, raga. Quindi praticamente siamo nella settimana della stagione 6, quindi quando è uscito Fortnite OG praticamente, che hanno rimesso questa vecchia mappa della stagione 5, adesso è uscita la stagione 6, perché praticamente, come ho capito, ogni settimana c'è la season nuova fino ad arrivare alla season X, in cui poi ci sarà l'evento finale. Ok raga, come possiamo vedere, ecco l'isola flottuante con sotto il cubo Kevin, come possiamo bene notare. Andiamo a dirigerci vicino al cubo, vediamo meglio da vicino, raga. Dobbiamo fare attenzione perché sicuramente ci saranno i player tenteranno di killarci. Ovviamente mi fa salire. Vediamo se c'è qualcosa di buono. Dobbiamo essere veloci, raga, perché ci va un botto di gente. Prendiamo la cesta che ci sta di qua. Ok, questa è la casa di Loot Lake. Sponda il saccheggio, raga, io gioco in italiano, quindi sponda il saccheggio in inglese Loot Lake.
avete capito. Raga, ma avete notato l'animazione dello shield? Dello scudo? Avete notato? Molto strano. Cioè, non so se era così, ma non mi ricordavo tutto questo effetto dello scudo che cade praticamente, si rovescia le gocce d'acqua. Raga, alla fine mi sono sempre chiesto, ma questi scudi di Fortnite chissà di che cosa sono fatti? Una domanda che sempre mi sono chiesto da quando ho iniziato a giocare a questo gioco. Ok raga, comunque gente non ce n'è per il momento qua. Sembrava essersi gente, quindi proviamo a dirigerci sotto. Ci buttiamo. Proviamo a avvicinarci al cubo. Ecco raga il cubo. Ecco il cubo. Il cubo Kevin, raga. Possiamo notarlo. È ritornato. Se riesco un po' di più ad andare verso il vortice. No raga, non fa andare verso il vortice. Però io mi ricordavo che forse nella stagione 6 del capitolo 1, io ci ho giocato raga un botto, vi dico, mi ricordo che un po' più vicino ci si poteva andare al vortice. Vediamo se riesco a prendere quella cesta lì. Questa è tutta l'isola, come possiamo notare, sollevata in aria. Beh, adesso è meglio cambiare direzione, perché sennò qua i player ci iniziano a spararci. Ok raga, eccoci qua. Un'altra partita che ho ristartato, perché prima ho fatto una fine bruttissima e avevo incontrato un player forte, quindi vabbè. Ho tagliato quella parte lì, che vedrete insomma che non ci sarà. Quindi direttamente da quel momento in cui ero appena arrivato qui, ho ristartato un'altra partita perché avevo incontrato un altro player. Comunque raga, adesso quello che dovevamo vedere sono i quad che sono stati messi. Però adesso dove trovarli? È la domanda, raga. Non so neanche io dove andarli a trovare. Ci spostiamo via da sfondare il saccheggio e andiamo da un'altra parte. E vabbè, raga, che dire, ci vediamo appena ne trovo uno. Ok raga, eccoci qua a Boschetto Bisunto. Vi chiederete perché sono a Boschetto, perché proprio qui, come mi ricordavo, si possono trovare i quad. Eccoli qua raga. Ma da quanto tempo che non li vedevo. Prendiamo subito uno. Ok, forse è meglio prendere uno meno danneggiato. Okay, stiamo più attenti a non danneggiarli. Ok. Che hanno aggiunto, quindi oltre l'isola volante che hanno rimesso col cubo Kevin, sono tornati anche i quad, ma quegli altri cosi che adesso non mi ricordo bene come si chiamavano, quelle che mi ricordo comunque che erano state aggiunte nella season 7, però quelli là non so se c'erano, però anche nella 6
infatti ecco raga, anche un'altra delle cose che hanno aggiunto, questi castelli giganti qua di ferro, che ai lati c'hanno le robe lì per rimbalzare. Me le ricordo benissimo, infatti sono riportate lì. So che non è solo questo quello che hanno aggiunto, raga. Cambiamo direzione. Raga, i quad e basta. Quindi momentaneamente sono due cose che hanno aggiunto e basta. Non vedo altre novità oltre la nuova arma che è ritornata, la K, se non mi ricordo male la chiamavo così io, fucile d'assalto pesante. Qua anzi facciamo un giro lungo per arrivare a corso. Ci sono gli airdrop. Devo fare anche molta attenzione che non ci siano i player. Ok, benissimo. Quanto abbiamo di carburante? Vabbè. Questo è il carburante con... Ecco, raga, un'altra delle cose che potremmo fare a meno di tenere. Cioè, potevano toglierlo sinceramente per ricreare un po' più oggi possibile. Però vabbè, non dico nulla, raga. Vabbè, anche così. Però sarebbe stato un po' più carino. Sarebbe stato molto più carino se avessero tolto la roba del carburante, quindi tipo il carburante infinito.
Ok raga, ho concluso qua la partita perché ci stavo per morire malissimo, anche insomma in questa partita ci stavo per morire male perché c'era uno che aveva iniziato a inseguirmi, quindi raga ho dovuto quittare immediatamente. E vabbè raga, ora siamo in lobby. Direi di concludere qua il video, raga. Comunque questo è quello che hanno aggiunto. Quindi, raga, che dire? Un saluto al vostro Demon Gamer 03 e ci vediamo alla prossima. Bella, raga.